La Stella, archiscultura ideale che collega lo spazio areniano con quello urbano. Ideata dall'architetto Rinaldo Olivieri, è stata realizzata con il contributo progettuale e finanziario del gruppo Manni HP. La splendida scultura del peso di oltre 50 tonnellate, con i 65 metri di ampiezza della cometa e 22 metri di altezza delle punte, viene assemblata con 2.500 bulloni ed è stata realizzata su disegno dalle società Manni Sipre e Lonardi. Archiscultura in acciaio che esce dal ventre millenario dell'arena e diventa simbolo del Natale a Verona e di pace nel mondo. Una rassegna che ha 30 anni e che è diventata ormai un appuntamento tradizionale del Natale veronese insieme alla Stella Cometa. 400 presepi tra gli arcovoli dell'arena che ripropongono quest'anno il tema della Sacra Famiglia. Opere provenienti da tutto il mondo che colpiscono per la loro originalità, per i colori smaglianti, suggestive le sculture in ceramica dell'artista croata Margareta Kirstic, mentre ispirate alla ricorrenza dell'anniversario della morte di San Camillo sono le opere di Dorino Biasin. Dell'architetto Guido Rainaldi, il presepio proveniente dal Vaticano che nel 2013 esporrà in piazza San Pietro una realizzazione veronese. Questa è una rassegna che è considerata dai critici e dai numerosissimi visitatori la più importante al mondo, perché si sviluppa su uno spazio espositivo ampio, praticamente tutta la parte interna dell'arena, ha il più alto numero di presepi, 400 ogni anno diversi, e poi anche il suo simbolo, la Stella Cometa, è nel Guinness dei primati perché è la più grande archiscultura del mondo.